un episodio speciale perché è l'ultimo episodio della stagione dello slime. Ci dispiace davvero tantissimo, questa serie di video ci piace davvero tanto, tanto ma tanto. Però purtroppo non si possono sempre fare le stesse cose. Infatti adesso lo slime va in vacanza, ma tornerà prestissimo dopo l'estate. Quindi mi raccomando, voi continuate a seguirci, anche perché finirà la serie dello slime, ma già da domani inizierà una nuova serie di video davvero super pazzi. Ma adesso basta con le chiacchiere e godiamoci quest'ultimo episodio della Slime Challenge. Questa puntata è dedicata alle Red Bull, infatti è un nuovo episodio del non scegliere la lattina sbagliata. Oggi dovremo cercare di non scegliere la Red Bull sbagliata. Red Bull mette le ali! Ma all'interno di queste lattine non è contenuto solamente della Red Bull, infatti alcune contengono la bevanda, 20 altre gli ingredienti per fare lo slime. Noi ovviamente dovremo cercare di trovare proprio queste, perché quelle contenenti la bevanda rovineranno il nostro slime. Ma adesso non aggiungiamo altro e diamo il via alla sfida. Yeah yeah, carta, forbice, pietra. Sì. Scelgo la prima lattina e prendo proprio questa. Ma che? Vuota. C'è qualcosa? E ti conta. Decorazioni, okay. Saranno sicuramente decorazioni. Andiamola ad aprire. Cosa c'è? No! Le palline, palline colorate, guardate qui. Non sono colorate, sono gialle, il colore più bello di sempre. Ne vuoi anche tu un po'? Sì, tantissime. Dai palline, scendete. Stanno andando ovunque, versale di dentro cortesemente. Guarda che non è pepe. Giallo come la mia maglietta. Tocca a me, scelgo questa qui al centro, sì, ne sono certa. Ho fatto una stupidaggine. È pesante? Tantissimo. Secondo me c'è proprio la bevanda dentro. Spero non esploda perché lei è agitata. Non ha fatto... Ma che cavolo è? È caramello! Caramello? Ma come faccio a metterci il caramello dentro quella lattina? No! Rovinerà tutto! Verrà uno schifo, ragazzi! Ma magari il caramello, essendo una sostanza così appiccicosa, sarà un po' come una colla, no? Speriamo. Tocca di nuovo a me e scelgo te. Qui sei davanti a me, quindi sei la prescelta. È strana. Aprila. Vediamo se faccio. È super soddisfacente quando apri la lattina e non esce la bibita gassosa che c'è dentro. Infatti abbiamo qui, sì, la colla, colla viola. Guardate che bellezza, voilà. Questa colla sta benissimo con le decorazioni gialle. Eh sì, devo dire che al momento sono in stra super vantaggio. Ciao. Scendi tutta per me, ok, grazie. Caramello, io ho il caramello. Tocca a me. Stavolta devo avere fortuna, per forza, me la merito. Prendo questa. No, attenzione. Non è pesante. Secondo me dentro c'è una colla. Ne sono certa, ok? Dai! Ma sono stato io a fare o è stata la lattina? È stato tu, guardate qui. Oh! No. Della meravigliosa colla fucsia. Sono felicissima, sono stata fortunata. La colla ha anche il glitter. Non me ne ero accorta. Ragazzi, guardate, sono troppo felice. Prossima lattina misteriosa, non ho idea di quale scegliere. Posso sceglierla per te, sono fortunata. Ok. Davvero? Dai, vai, io credo in te. Adesso mi devo impegnare per invece scegliere il contrario, quella con la bevanda. No, non devi scegliere il contrario, devi scegliere, hai detto che sei fortunata. Sono fortunata per le mie cose, scelgo questa. Andiamola ad aprire. Tanto lui non volevo. Che cavolo! Te la meriti tu questa! Senti, fallo e io ti licenzio. Che mi licenzi da cosa? Da questo gioco. Va bene. Ecco a voi la Red Bull, che con la colla fa la schiuma. Però chi lo sa, magari questa bevanda così particolare, visto che metto le ali, serve per gli atleti, potrebbe anche servire per fare lo slime. Sì, lo slime con le ali. Adesso però devo essere io a scegliere la lattina per te. Va bene, però senza scavicchiare. Mi devo concentrare. Sesto senso, ho bisogno di te. Scegli la lattina sbagliata. No, quella giusta. Wow. Ok. Ok. È molto leggera questa lattina, quindi significa che non c'è la bevanda. Bravo, non ti licenzo più. Ok. Oh sì. Wow, il glitter dentro una lattina.
mattina? Sono tantissime, sono arancioni. Stanno benissimo con le mie colle. Sì, soprattutto col caramello. Con quello forse un po' meno. Ma ce n'è poi un sacco. Sono tantissimi. Rimangono sempre meno lattine. E questo significa che c'è più probabilità di beccare la Red Bull. Aiuto. Quale sceglierai? Ti prego, fa che sia fortunata. Voglio questa. Oh oh, ragazzi, è pesante. No! Ho fatto pure il fumo. Cretina di una lattina. Ma che c'è di nuovo la Red Bull? Cretina la lattina, cretina la lattina. Cosa c'ho qua? Il laghetto di Red Bull. Va, la metto tutta, tanto. Ti bevo, guarda, ti bevo. Guarda che piccoli non possono berla. È frizzante. Rimangono soltanto 5 lattine. Quale sarà la fortunata? Ma che ne so, scegliela a caso. Tanto beccherai sicuramente la colla con polvere d'oro. Scelgo quella. No. Dai, non puoi fare. Allora, siccome le ho toccate un po' tutte, mescola, le chiudo gli occhi. No, però poi tu sai, no? Mescola tu oppure mescolo io, vai. No, chiudi gli occhi. Agitate per bene, così se becchi la Red Bull esploderà. Scelgo questa. Vai. È pesante. Ed è pure agitata. Non me la butterò addosso, neanche nella videocamera. Eh? Come? Non ha fatto flus? Cosa? È una colla verde. Non ci credo. Cioè, guardate qui. Stata fortunatissima. Sì, ma tu Bari, cosa c'hai dei raggi X negli occhi? Riesci a vedere dentro il metallo? Riesco a vedere dentro il metallo. Guarda, visto che io sono così sfortunato, ti lascio scegliere la prossima Red Bull. Io sicuramente beccherei la bibita. Sei sicuro? Sì, vai, scegli. Scelgo quella più vicina a me. Magari è quella sfortunata. Va bene, da qui. Posso credere, ragazzi? Ho ribeccato la Red Bull. Veramente? Mi dispiace tanto, ma tantissimo. Tutto ciò non ha senso. Ma com'è possibile? Questa sfida era iniziata nel migliore dei modi. Io avevo beccato una colla, le palline, e adesso sono Red Bull. Pensa mai col caramello. Vai. E tantissime gol. Continuiamo. Scegli tu la tua latina. Scelgo questa. Ormai l'avevo presa, quindi devo scegliere. Non ci provare. Apri. E non è una Red Bull, è una colla blu. Senti, ma sono beccato colle, ma com'è possibile? Oh, che meraviglia, è blu zaffiro. Ma la devi proprio mettere tutta tutta? Fino all'ultima goccetta. Brava. I miei complimenti. Rimangono le ultime due lattine e una di queste due dovrebbe essere Red Bull. Tocca a me fare la scelta. A me le mele mu e vieni fuori prima tu. Tu esci e scelgo te. Ok. È pesante? Così così. Prendi tu la tua lattina. Oh oh, questa è pesantissima. Allora andiamo ad aprire. 3, 2, 1. Ah, la tua! Hai beccato la Red Bull. E vai colla. Ma come? L'ultima lattina. Non ci voglio credere. Cosa? Ho preso una colla nera. E non solo, finalmente riesco a trovare una colla, ma è pure nera. Povero Luis, è stato davvero sfortunato in questa sfida. E che dire? Siamo pronti per mescolare le nostre ciotole? Andiamo! Ecco, come volevasi immaginare, il mio slime non riuscirà mai. È proprio completamente liquido, cioè è acqua. Non c'è neanche vagamente la forma di colla o di slime di qualche tipo. Anche il mio sembra molto liquido. Sì, possiamo dire che ho fatto una bevanda. Però con quest'ultima lattina anche il mio è diventato molto molto liquido. Ho paura che non riuscirà neanche a me. Guarda, io mi arrendo. Lavoriamo entrambi nella tua ciotola per cercare di fare lo slime perfetto. Tu sei il mio assistente, io lavoro con la mia ciotola. Grazie, il mio slime. Va bene. Passami il bicarbonato. Ecco qua, bicarbonato. Grazie. Liquido per lentine. Aspetta, dammi un secondo, devo prima mescolare per bene. No, aspetta. Non si può fare niente in questa casa, ma è normale. Mi serve un altro po' di bicarbonato. Metti il liquido, grazie. Mescola, per favore, facciamo questo slime. Non sta riuscendo. Sì che sta riuscendo, vai, aggiungiamo altro bicarbonato. Altro liquido per lentine. E poi altro bicarbonato. E poi altro liquido per lentine. Ah, adesso forse sì.
ripeti quella cosa? Acqua bicarbonato e acqua liquido per lentine. Aiuto, come si svegli? Bicarbonato e acqua liquido per lentine. Svegliti, basta, 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 ok. Un minimo. Forse serve un po' di frullatore. Come frullatore? Frullatore Master 3000. E dove lo prendo? Qui, vai, su, su, gira, gira. Ok. Velocissimo. Ecco, quello che mi serviva. Ok, sta prendendo forma, sta diventando slime. Signore e signori, ecco a voi lo slime di lui. Di Sofì. Color caramello. Color cacatello, direi. Però è davvero molto molto liquido. Assistente, aggiungi un altro po' di bicarbonato. Dov'è? Ok, qui. Cavolo, la treccia stava andando. Ma quando l'hai messo? Sei un assistente pessima, veramente. Metto un altro po' di liquido. Vai, vai. Voilà. Dai, lo prendo con le mani, togliti. Ok. Si tolga. È molto molto appiccicaticcio. Bisogna giocarci un po' perché è molto liquido e appiccicoso. Sì, bisogna impastarlo. Ok, sembra aver preso la giusta consistenza adesso. Dobbiamo togliere tutto quello che è qui nella ciotola. Dammi qua. Lui, smettila. Perché deve prendere il mio slime? È bellissimo, guardate. Wow. Di glitter. Dammelo tutto che devo fare le bolle. Grazie. Ma qua ce n'è un pochino. Ah. Dammi. Mi vuoi aiutare? Vai, io prendo da questo lato. Devo impastarlo per bene. Cominciamo a gonfiarlo. No ragazzi, è troppo liquido, non riesce a fare le bolle. Mi sa che questa Red Bull l'ha reso. Wow! Sono ormai un campione di bolle. Lo chiamavano lui il Re Bolla. Guarda qua, guarda qua, guarda qua che arriva. Peccato che si sgonfia subito. Ma comunque, Team Trote, adesso è il vostro momento. Iscrivetevi al canale cliccando qui davanti a Sofì per scoprire l'avventura di domani. Mentre se già siete iscritti e volete vedere il video di ieri, cliccate qui davanti a lui. Noi passiamo a salutare Gilberta Rigoni, che è l'amorato di oggi. E se volete essere salutati anche voi, vi basterà abbonarvi al canale. Vi mandiamo un bacione gigantesco e a domani. Ciao, ciao.